noi giovani rappresentiamo quello che siamo, le persone che avranno in mano la terra tra 30 anni. Dipende tutto da noi in realtà. Se iniziamo ad apprezzare di più le cose, ci salviamo anche noi praticamente. Guarda quello, guarda quello! No, no! L'ultima volta che ho guardato fuori dal finestrino ho pensato quanto ci avrei messo ad arrivare a destinazione. Stamattina stavo pensando a ripassare le parti che ho con la chitarra per il mio concerto a fine anno. Penso ad altre cose, ma anche del compito di domani invece di quello che sto facendo in questo momento. Gli umani a volte pensano soltanto a se stessi, no? Pensano a loro, ai loro interessi o alla loro quotidianità. Bravissimo ragazzi, un applauso. Si facevano i film all'epoca, da cosa prende spunto il cinema, come diciamo è iniziata l'idea di proiettare delle immagini con schermo. Proviamo a imparare a comporre una buona fotografia. Qua ci sono degli esperti fotografi tra di voi, gente che si diverte. La lezione che mi è rimasta più impressa è stata quella dove ci avete insegnato a utilizzare la fotocamera del telefono. Le linee di forza possono essere utilizzate anche per separare gli spazi. Siamo soffermati sulla teoria, soprattutto della fotografia e del video. Qua il soggetto non sta sulla linea, ma viene messo sulla prima colonna, quasi intera, per separare la prima parte dalla seconda parte. Vi chiediamo 10 foto a testa, se non riuscite a farle tutte, ovviamente non è un problema, ma impegnatevi. Abbiamo fatto delle foto in giardino qua fuori, soffermandoci sulle linee guida e dove posizionare i soggetti in una foto. Brava! Ma lo zaino! Lo conosco bene. Invece pensavo fosse più piccolo. Invece poi l'altra volta facendo le foto sono scoperta che è molto ampio. Mi sono accorta di varie cose, ad esempio gli alberi che hanno troncato nell'estate. L'anno scorso c'erano molti alberi in più che quest'anno non sono spariti del tutto e rimangono ancora i ceppi per terra
dal quale poi ho preso spunto per fare una delle foto. Mi sono tipo accorta di quanto il cortile fosse pieno di vita. C'eravamo noi che facevamo rumore, quindi si sentivano le nostre voci, oppure tutti i fiori che c'eravamo per terra, che sono vivi pure quelli. Quindi sembrava tutto molto bello, cioè era tutto molto bello. E la lezione dopo? Stavo guardando una cosa di miei. Ragazzi, qualcuno di voi sa cos'è successo il 28 marzo 1895? Sì, il concerto dei Queen, me l'ha fatto vedere mio padre. No, quello è il 1985, però bravo, grande prova di cultura. È il giorno in cui viene proiettato il famoso film dei Lumière, L'arrivo del treno alla stazione di La Ciotà. Ah, quello del treno con tutta la gente che scappa e un tizio col carretto. Più o meno. Vediamolo. Mi avete accettato? Sì, tanto avevamo la gita. Dai, oh, ma lascia! Che vuoi da creare? Vuole rompere il cazzo? Ma fatti! Sei parte! Oh.
Prima di entrare ci avete consegnato dei telefoni per registrare i momenti. Bisogna cercare un modo per salvare la casa, mostrando le cose che per voi vanno salvate, le cose belle. Ma Mattia ha subito i telefoni a cui volevo rubare, infatti mi sono avuto tutta la mano più onda sul telefono. Beh, non si dice, perché comunque mi stavo divertendo e era bello. Nella mia prima stanza c'erano i pinguini che mi sono piaciuti di più, cioè i pinguini. C'era particolarmente uno che girava intorno a se stesso e non si muoveva lì, e un altro che nuotava, usciva, nuotava, usciva. Io mi sono ritrovata con i pinguini, mi sentivo tra di loro, all'ambiente naturale, in gravità. Io ho pensato, ne rubo uno, corro in autobus e me ne vado in albergo col pinguino. Quando riprendevo i pinguini, praticamente ce n'erano alcuni che non vedevo, senza niente. Mettevo il telefono e poi li vedevo sott'acqua. No, sono io che controllo lui, però. Dei pinguini mi ricordo il becco, che non ci avevo fatto caso in realtà, l'ho visto un sacco di volte, però non ci avevo fatto caso che c'hanno sta cosa mischiata al nero, che è fighissima. Vedevo gli altri finti che stavano in mezzo ai pesci, io inquadravo e poi mi vedevo sta cosa che si muoveva, però non avevo capito che cos'era. Poi che ho visto che era un pesciolino. Che se non avessi fatto io molte cose non avrei visto. Penso che accada perché quando tu guardi il telefono rispetto a quello che vedi è una cosa minuscola, no? Quindi tu metti gli occhi sul telefono, sulla videocamera, e guardando sulla videocamera si vede tutto. Invece senza telefono vediamo tutto in generale, non ci fermiamo sui dettagli. Avete varie tipologie di squalo, squalo elefante, squalo bianco, squalo Port Jackson. Quando ho visto gli squali ho pensato, ma che quanto sono grossi. Confronto allo squalo mi sono sentita tipo, oddio, io sono mini e lui è gigante, adesso... Ho ripreso gli squali perché in realtà mi affascinavano. Mi ricordo che ho ripreso una scena dove stavo inquadrando uno squalo, poi ne è sbucato uno più grande e quindi è stato un video bellissimo. Pensate a trovarlo davanti. Lo squalo per avere l'abilità di mettere paura alla gente. No, oh, c'ho una paura. Io cerco di nuotare come lui perché l'acqua proprio mi fa un effetto che non lo so, vorrei non vivere nell'acqua. Thank you.
pesci stavano lì perché li avevano salvati per evitare l'estinzione e preservare la biodiversità. Non è che la plastica si genera nel mare, sono gli umani che ce la buttano. Non pensano a quello che causano facendo una certa azione. A volte ti preferisco fare una cosa che crei del bene soltanto a me, magari non penso agli altri. Non sono solo i pesci a rischio di estinzione. Se continuiamo ad inquinare così tanto, alla fine ricadrà anche su di noi. Consiste nel migliorare il proprio comportamento, ma non dovrebbero versarci i bambini. Un bambino di 11 anni dovrebbe essere spensierato, pensare agli amici, a giocare, ai compiti, alla famiglia, alla scuola, mentre questa generazione porta spesso ad essere sofferenti già da piccoli. Penso che questa cosa sia un po' brutta, però allo stesso tempo, non so, magari ti rafforza già da quando sei piccolo. La Terra può sopravvivere senza di noi da una parte, soffrirebbe di meno, quello sicuro, però non ti dico neanche che funzionerebbe come funziona se ci siamo noi. Le persone sono quella specie che dà vita a tutto. Senza le persone la Terra sarebbe un pianeta qualunque. E non mi importa se non mi ami più, e non mi importa se non mi vuoi bene. Dovrò soltanto imparare a camminare, dovrò soltanto imparare a camminare, se non ci sei tu. Siete salvi. Ma chi siete? Non siamo alieni, siamo bambini come voi. Veniamo da un futuro in cui l'uomo vive sulla luna perché ha lasciato morire la terra. Volevamo essere sicuri che l'apprezzavate per cambiare le cose. La Terra va salvata perché se salviamo la Terra ci salviamo anche noi praticamente. Va salvata perché è
sempre per il concetto per cui mi piaceva il giardino, perché è viva. Penso ci siano tante, decisamente troppe cose da fare sulla Terra, da salvaguardare, che comunque rendono persone e vite felici. Penso che la vita in generale sia da salvaguardare, da tenere d'occhio, da ascoltare e da apprezzare. Perché sennò chi vive? Com'è vivere sulla Terra? Vivere sulla Terra è affascinante. Siamo fortunati. Scusi, dimmi una parola, bello.